Dall'epoca preistorica, le divinità della Terra hanno orientato la creazione di narrazioni e l'immaginario iconografico delle culture di tutto il mondo. La monumentale statua di basalto della dea Terra Coatlicue, alta 3,5 metri, è considerata un capolavoro della scultura azteca ed è esempio significativo della complessità del ruolo attribuito a questa divinità. Riportata alla luce a Città del Messico nel 1790, l'opera in origine era dipinta con colori vivaci. Coatlicue indossa una gonna composta da un intreccio di serpenti a sonagli, forse un simbolo della fertilità, rispecchiando il significato del suo nome, letteralmente veste di serpenti. La dea indossa inoltre una collana di mani e cuori umani e una cintura che presenta un motivo a cerchi concentrici con al centro un teschio. Le immagini ripetitive si ricollegano alla credenza azteca che la creazione può essere reiterata attraverso rievocazioni rituali. La dea, simbolo della natura creatrice e distruttrice, è raffigurata nelle sue sembianze più spaventose. Decapitata, con due serpenti che escono dal collo al posto della testa, convenzione questa dell'arte azteca per rappresentare lo zampillare del sangue. Le teste dei serpenti si collocano l'una di fronte all'altra e con la lingua biforcuta, lo sguardo fisso e i denti in mostra contribuiscono a creare l'effetto di una maschera che sostituisce la testa della divinità. I riferimenti alla decapitazione, al sangue e alla morte rispecchiano forse la credenza azteca che il sacrificio umano fosse essenziale per placare gli dèi e continuare il ciclo della creazione, un concetto ribadito dall'accostamento dei seni di Coatlicue con un teschio. Il seno, parzialmente coperto dalla collana e dal teschio, è stato succhiato fino all'ultima goccia da centinaia di bambini. La statua presenta un'accurata lavorazione e una grande attenzione per i dettagli, evidente nelle squame dei serpenti e nel rotolo di grasso che circonda la vita della dea, indicando che ha partorito. L'opera è scolpita nella sua interezza e pende leggermente in avanti, enfatizzando l'enorme e spaventosa corporatura di questa terribile dea. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!